just me and my guitar. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Tukens e benvenuti in un nuovo video guida per quanto riguarda la stagione numero 9 di Fortnite. In questo video, ragazzi, ci andremo ad occupare di una delle sfide della settimana numero 1. La sfida in questione ci richiede di visitare tutte e sette le piattaforme aeree che si trovano all'interno della mappa di gioco. Come sempre però, prima del video, vi invito a lasciare un bel pollicione in su. Se nei prossimi video volete essere salutati, lasciate un commento con l'hashtag salutami, condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale attivando, mi raccomando, la campanella per non perdere le notifiche di tutti i futuri video guida. Come ultima cosa, se ritenete che i miei video vi sono utili o vi saranno utili per avanzare all'interno del pass battaglia e mi volete dare una mano con la crescita e lo sviluppo del canale, nel negozio oggetti potete inserire il mio codice creatore. Il codice che dovete inserire è Tukens. Se lo andrete a fare, ragazzi, vi ringrazio veramente tantissimo. Come detto, quindi in questo video ci andremo ad occupare del dove trovare tutte e sette queste piattaforme aeree. La prima, ragazzi, è possibile trovarla sopra la Laguna L'Aquila. Vi basterà avvicinarvi per farvi contare la prima di 7. Per la seconda piattaforma vi dovete avvicinare in quello che la stagione scorsa era il vulcano. Questa nuova zona, ragazzi, si chiama impianto a pressione e sopra di essa c'è una piattaforma. Per quanto riguarda la terza piattaforma ci dovremo buttare tra la nuova città chiamata Neo Inclinata e Borgo Bislacco. La quarta, invece, è possibile trovarla tra Borgo Bislacco e Lande Letali. Per la quinta dovete andare nell'area desertica, precisamente tra Palmetto Paradisiaco e Mega Mall. La sesta è possibile trovarla nei pressi di Parco Pacifico. Mentre per quanto riguarda la settima ed ultima dovremo andare nell'area innevata, precisamente tra Picco Polare e Neo Inclinata. Una volta atterrati qui porteremo a termine questa sfida. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, come detto lasciate un bel pollice in su, condividetelo con i vostri amici e come sempre io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.